Buongiorno ai nostri amici di Cronaca Eugubina, ci troviamo qui alla chiesa di Santa Maria dei Laici per l'inaugurazione della mostra personale di Lina Del Pero. Lina, benvenuta qui a Gubbio e benvenuta all'interno della bellissima cornice della chiesa di Santa Maria dei Laici. Grazie mille a te per averci scelto. Iniziamo la nostra intervista con qualche battuta appunto riguardante il mondo delle icone, perché vediamo che su questo sei veramente una maestra, quindi abbiamo tanto da imparare. Raccontaci un po' quello che sono appunto le icone e la loro origine. Oggi l'icona è tornata da noi, diciamo che è partita dall'Italia con i primi iconografi e grazie, diciamo così, anche alla facile comunicazione, soprattutto alla caduta del muro di Berlino, eccetera, c'è stata di nuovo una riscoperta nell'Europa occidentale dell'icona. E io ho avuto la fortuna, l'intuizione, la gioia di essere fra i primi iconografi dell'Europa occidentale. Nel 78 eravamo in 10. Sei stata una delle prime, veramente, sì, hai aperto un po' la strada. Quando ci siamo trovati a Bologna per il millenario della fondazione dell'Università di Bologna e lì eravamo in 10 e diciamo così siamo stati un po' il seme. Oggi sono tantissimi gli iconografi italiani, soprattutto che copiano icone antiche, perché ha prevalso l'idea che l'icona fosse legata a un periodo storico preciso, come se lo Spirito Santo non ci fosse più oggi. Io mi sono combattuta con questa idea anche in quella sede e ho voluto rappresentare le icone conforme alla comprensione che abbiamo oggi della parola di Dio, per cui hanno una loro originalità le mie icone. Ogni tua icona comunque sia è stata studiata, è stata progettata. È stata meditata, comunque meditata e profondamente, non solo da sola ma anche in collaborazione con altri o sacerdoti o comunque diciamo sì, persone spirituali che abbiamo coniato, anche una simbologia arricchita. Ecco, perché scrivo icone? Ho iniziato nel 73. Quando finalmente ho capito che ancora oggi si potevano scrivere icone, l'avrei fatto prima, ma pensavo fossero legate a un periodo storico preciso. E poi nel mio insegnamento, io sono stata insegnante per 30 anni, nel mio insegnamento ho capito che erano una possibilità di dare speranza ai giovani, di allargare il cuore, di capire la ricchezza della vita. Per cui anche con loro ho potuto approfondire e appassionare i giovani, abbiamo fatto cose grandiose assieme e oggi ho questa, diciamo così, ricchezza di ricerca, di preghiera, di contemplazione, di gioia, di comunicazione. Sei logicamente una delle prime in Italia, quindi credo che siano comunque sia anche tanti i personaggi che comunque hanno scelto o comunque sia ti hanno sicuramente cercato per le tue icone. Sì. C'è qualche nome noto? Le icone dove sono stata più ricercata è in Giappone. Perché ho un fratello. Sappiamo che poi ti hanno scritto e hanno dedicato anche un libro comunque. Molto, no? Molto bello, sì. Ho un fratello che è missionario in Giappone e lui ha capito che attraverso l'icona poteva annunciare il Vangelo, specialmente a questo popolo che cerca la bellezza in un modo particolare. E lì ho fatto una ventina di esposizioni, anche suffragata dall'Istituto Italiano di Cultura, da tanti enti che hanno promosso il mio lavoro. Personalità, Padre Scalfi che mi spiace che non sia stato abbastanza conosciuto, ma è una persona che ha amato, è un gesuita, è morto quest'anno, ha amato l'icona in un modo grandioso. Lui ha aiutato tanto la Chiesa russa quando era nella sofferenza, nell'oppressione, e lui ha inaugurato la mia primissima mostra con il suo coro ortodosso.
E da allora siamo rimasti molto amici, molto... lui è trentino, ci conoscevamo da tempo. Avete ecco. un feeling comunque, sì, un feeling particolare. Particolare. Lui ha fondato la scuola di iconografia di Seriate, legata a Comunione e Liberazione, alla quale però io non ho mai partecipato perché abbiamo orientamenti opposti. Loro copiano le icone antiche e io invece voglio scrivere le mie icone, no? Esatto. Così. Però siamo sempre nella ricerca di comunicare la gioia di incontrare il Signore. Grazie mille Lina, grazie per la tua dettagliata spiegazione. Invito tutti quanti gli amici di Cronaca Eugubina a venire a vedere la vostra fino alla fine del mese di luglio. Grazie.